Grazie, Azure. Harry Maguire! Ivan, il profeta, ed è quasi Hype Train. Cari amici, benvenuti. Ciao bimbi, Fabio Fime, Midori, Tun, Lorenzo. Grazie Ivan, grazie Azure, che con i loro abbonamenti quasi triggano. Ci sta parecchio difficile pronunziare. Marbotto, Lorenzo Vinci, Marco Ibra, Blue Diamond. Un altro è Giorgio Nevanni. Ciao Ref, no, Giorgio Nevanni intoccabile. Buonasera, buonasera. Stasera pettinatura da impiegato dell'agenzia e occhialino, sì. Ciao Babbo, Traptus, Malacra. Allora, stasera ultima live settimanale su questo canale, perché poi in realtà domani alle 11 facciamo su multiplayer il godenzioso Poké Radar. Grazie mille Yves, che regala l'ennesimo abbonamento di questo mese di novembre proprio a Blue Diamond, che quindi può Blue Diamond entrare nel gruppo Telegram e nel server Discord. Ho messo un sub goal giornaliero molto pretenzioso chiamato Armageddon, 150 abbonamenti, chissà se mai li faremo, perché oggi è l'ultimo live della settimana, vi stavo dicendo, quindi che io domani mattina faccio multiplayer e poi prendo il macchinina e parto e vado a Milano. Quindi, perché poi c'è da castarvi e da fare un ottimo lavoro per gli internazionali, che però insomma sto studiando, mi sto preparando, e quindi bellissimo il video su CU, perché non è che si può prendere andare a commentare, insomma le cose si fanno fatte bene. Ciao Craxi, Manuel Pav, mi fa piacere vi sia piaciuto. Non ha performato bene in termini di visualizzazione, però sti cazzi, cioè, secondo me è un buon video, una robina carina. Ciao Baco, hola, che tale hermano, todo bien? E poi vabbè, chiaro, lo vedete nel titolo, oggi ci andavo a giocare un team con tanto gusto, ragazzi, perché abbiamo Scizor Life Orb con Keldur, Chiu, Scarf, Nightens, Bando, insomma abbiamo di tutto. Chopin, che si faccia o no questa maratona, il supporto c'è. Grazie Chopin sulle note del decimo abbonamento. Allora, io vi prometto, con tanta money grabbanza proprio che scorre veramente potente in me nell'ultimo periodo, se si fa l'Armageddon oggi, io vi svelo una roba, va parecchio. Un appuntamento molto premium e molto esclusivo, con la possibilità anche di poter fare qualcosa a Games Week. Cioè vi svelo sostanzialmente cosa bolle in pentola per tutta Games Week. Ma vabbè. Ciao Shikari, buonasera a lei. Allora, il team prevede, poi vi do anche il codice stasera proprio, Bundle Specs Terra Ice Ninetales Sash Chiu Scarf Terra Fuoco con Burning Jealousy, non chiedetemi perché, con Keldur AV Terra Steel Iron Fist
ci sta, ma faccelo vedere. No, ve lo faccio vedere dopo, Lorenzo. Scizor, Life Orb tecnico, e Ogerpon, che praticamente è l'unica Pokémon normale messo lì. Grazie, Sclough. Jürgen Sclough. Ciao Cagliostro, buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti. Notifica non arrivata. Ah, che bello, David Sachs, 31esimo, quasi livello 2. Grazie David. No, sembra essere arrivata. Per esempio su Telegram è arrivata. Poi sai, bisogna vedere. Il Dado Star, grande, ciao Dado Zanini, ho visto il titolo adesso, preparatevi a clippare per il pardo prima in là. Sì, certo, e mi sveglio sudato. Assolutamente. Sì. Ma secondo voi Scizor e Conk funzionano? Boh. Andiamo a vedere. Buonasera Albi, uomo della cava, buonasera. Ciao Fesh, buonasera, buonasera, benvenuti. Mi do anche burrino di cacao, che l'effetto collaterale dell'apparecchio sono che mi lavo i denti 6 volte al giorno, quindi ho tutto la pelle della bocca non c'è più, non esiste proprio più. Mugusita, 32esimo, grazie, grazie del livello 2, un abbraccio pardo, non mollare mai, che senza i tuoi video non so cosa farei. Grazie mille ragazzi. Grazie mille, mi sono arrivati anche dei messaggi in questi giorni dopo le chiacchierate che ci siamo fatti, veramente belli, io vi voglio ringraziare tutti con allegati, non so mai se leggerai questo messaggio, per te magari questo messaggio sarà poco, in realtà ragazzi sono messaggi che per me rappresentano tutto, quindi grazie, insomma chi mi ha scritto sa a cosa mi riferisco. Non gioco Overkill, chiappe di Nappa, che peraltro Nick meravigliosissimo, pazzesco, pazzurdo, perché non lo so, ma non... Boh. Allora ragazzi, mi sembra doveroso, mentre che il treno si spera vada, perché ripeto, stasera abbiamo fatto un sub goal decisamente pretenzioso, Jerry Kalashnikov, 37esimo mese, grazie Jerry, un altro Nick pazzesco. Però è anche l'ultima live della settimana, perché poi domani parto per andare a Milano da Sidonia per il like, quindi ci sarebbe un po' da riequilibrare, nonché avvicinarci davvero a questa maratona qualora la volessimo. Vi voglio far vedere il team, così ve lo regalo, tanto non è un team mio, è un team giapponico, che strano queste cose, che strano che vengano da Giappone, strano, e quindi almeno se ve lo volete giocare anche voi poi ve lo potete giocare. Il codice è questo qua, TMSFVF, va bene cari pampini. Ciao Baso, Chalice Probus, il più duro della chat ragazzi. Tony vai piano. Grazie del livello 1, benvenuto in famiglia. Ciao Mosca. Mosca, perché sei qua? Per il titolo? Non è clickbait. Ma con Guzzo non è più giocabile. Ma a V Iron Fist ci sta. Dream Punch, Mach Punch. Ora io mi vorrei sbagliare, ma Mach Punch mi sembra non fosse potenziato da Fist. Forse sì, no. Cos'è che non era potenziato? Non mi ricordo. Vabbè. Ah no, Baso, ma certo che comincia. Che aspetti le prossime gen? Grande Mosca. Come stai? Come va? Eccolo, pesce vampata. Ora sappiamo tutti le kill che fa. No, Sucker Punch non è potenziato. Ok, quello sì. Dai, io comincio. Sono molto curioso di vedere cosa succede. Cioè, stasera se perdiamo sti cazzi. 2005. Madonna, la live di ieri è stata devastante. La live di ieri è stata devastante. Se ve la siete persa, andatevela a vedere nei VOD, perché guardate. Bresaolona. La Bresaolona ci mette un regalino. Livello 2, 37%. Grazie mille, Breso. Provacelo anche giù. 7284. Sarà difficile uscire da questa catena di asteroidi, ma noi ci proviamo. Allora.
ci dobbiamo provare. Anche Fr99 ne regala un altro 50% di livello 2. Grazie, 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 grazie. Si prende l'abbonamento il buon Euge, che lo vedo molto attivo, peraltro, nel gruppo Telegram degli iscritti al canale. Anche se non è iscritto al canale, bellissimo. Allora, io non lo sapevo, l'ho scoperto con il tuo abbonamento regalato. Pensate, pensate, fantastico. Ci si vede a Stoccarda? Do you go in Stoccarda? Punto esclamativo Telegram, Tony. Il team sembra buono, insomma. Televisione, non bacare la minchia. Grand Fr. Grazie Fr, mandami su Telegram. Ho visto giusto, Yves? 25 regalati. Ora, per un soffio non hai portato l'hype train a livello 1000, ma noi ce ne freghiamo dell'hype train. Porco due, grazie mille, Yves. Che Armageddon sia, sono d'accordo. Grazie, ragazzi. Allora, lead semipresa. Musica casante c'è. Che devo fa? Grazie Yves, sono veramente un bordello. 25 sono tanti, ti potevi comprare un gioco per te, invece hai deciso. Grazie, grazie di cuore, veramente. Terra Steel. Io mi devo inventare, ragazzi, un. Devo premiare in qualche modo i figli di Troia che giocano Sunny Day nei team dove non ha senso avere Sunny Day, capito? Porco. Cioè, raga. Cioè, mi dite nel team suo. Sì, c'è un Fire e c'è Flutter. Se bisogna mettere Sunny Day a Tornado tutte le volte c'è un Fire e c'è Flutter, allora Tornado sa sempre Sunny Day. Sempre. Apore il drop, andiamo. Tanto questo fa Tailwind Dragon Energy. Vergognoso. Dai, droppamelo. 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 Grazie veramente, Yves. Grazie tante di cuore. Grazie anche a te, Ninetales. Sei un tesoro. Grazie Yves, grazie veramente. Grazie, guarda, veramente, veramente.
Vabbè, ragazzi, questa è una partita finita, turno 1, dal momento che lui tira fuori Sunny Day. Sempre. Non molliamo. No Musco. Guarda com'è scintillante Scissor. Buonissimo, regala l'abbonamento a Manuel Pav. E Pabs invece se lo fa da solo. Dai raga, che allora forse 150 odierni li possiamo fare. Grazie. Hai visto Pav, non devi più aspettare il Prime. All'eventuale maratona a dicembre l'hai già preorganizzata? Ho già degli accordi, certo. Certo. L'idea sarebbe farla verso il 15. Peccato che siamo Terra Steel, cazzo. Libera, ho capito, io non è che tutte le volte c'è un mid e un po' so fa la maratona, se no. Poi la maratona sono più giorni. Ma tanto non si fa, perché non si fanno 2000 abbonamenti a novembre, non facendo la pill. È recuperabile sta partita. Forse. Dipende chi è. Electro per bomba calda. Ci proviamo. Se recuperiamo questa, ragazzi, è incredibile, Non mi metto a fare Terra Steel, perché mi rendo solo con Conk di tipo debole a onda calda. Non posso proteggere perché sono a Salt West. Vabbè, cari ragazzi, sono a Salt West e noi troviamo ovviamente. Vabbè, no. Tutte le volte che c'è un barlume di speranza nei miei occhi affinché il 30 novembre Frankisk. Perché qui in teoria lui, se insomma fosse una persona norma, dovrebbe fare Electroweb. Capito? E l'hai fisico, vai fuori. Certo, ma no, fondamentale, giusto. No, anche perché Urshifu ha molta più difesa speciale rispetto alla difesa.
E quindi no, quindi ottimo, quindi ottimo, perché con Wild Charge lo killi, e invece con Fulmine Electroweb no. E inoltre, essendo fisico, non sei suscettibile a prepotenza di Landorus, che vabbè, Landorus non è neanche giocato alla fine della fiera, quindi assolutamente no, l'Eki fisico è meglio. Sì, 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 sì. È decisamente meglio. Beh, partita 1, scammati, subito, pronti via. Beh, eravamo usciti da una brutta situazione, bastava che Regi Lechi fosse stato riflettuto. Ecco, e invece che portato da Pokémon Home e giocato come era. Vabbè, ok. Allora. Non perdiamoci Danimus. Vedo Tornadus, c'è un Pokémon fuoco, stanno idee. Sicuro. C'è anche Flat, stanno idee. Io ci provo. Ciao Fallen 28. 28 sono tanti, Fallen. Grazie. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. 39 di 150 come la prima generazione. Fallen è il numero 39. Fammi vedere che Pokémon è. Jigglypuff. Sì, 151 perché c'era Mew. Sì, certo, vabbè, è più offline e in background. Prova YouTube Premium senza costi. Perché ho la pubblicità su... Perché? Vabbè, non facciamoci queste domande. Allora, boost in speed sicuro perché... certo, chiaro, c'hai Tornadus, quindi è naturale che tu non sia Specs. Vabbè, 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 tutto bello qui. Fai si win on da caldo. A meno che non faccia Snarl, eh. Poi noi siamo Scar, quindi ci potrebbe anche attaccare comunque prima del suo CU, perché male male siamo in Tai. Infatti. Boh, levati dal cazzo. Stronzo. Non da caldo. Ok. Io sboreggio, ragazzi.
posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! No, il fatto è che non servirà a niente. Perché non... Cioè, vabbè. Non servirà a niente perché... C'è Lando, rientra intimida. Cioè, quel Lando che se non flinciava prendeva Bora. Raga, Kong con Guts ha senso se gli dai Flamorb, eccetera. Se lo fai a V è forte così. Vabbè, chiaro. Pure la rollata di merda. Vabbè. Seconda partita, seconda scammata clamorosa. 2 su 2. No, io, raga, no, non si riesce a muovere boccia. T-Bull, 39. Wigglytuff, il nostro numero 40 di 150. Oh, sia questa che l'altra, secondo me lo giocate molto bene, eh? Cioè, non è che dici, sai, siamo scarichi mentalmente. No, no, cioè, raga, ci sono quei periodi bui e neri e noi siamo in un periodo buio e nero, ovviamente. No, Vaso, non le puoi scaricare, non le puoi modificare. Sono prêt à manger, pronte da consumare. Cioè, questo fa frana su Ninetales, rischiandosi Bora e flinch. Vabbè. Il tutto partendo con un Flutter, Booster Speed, Icy Wind, non ti incontornare. Va bene. Quindi fra che si fa? Si fa live di Showdown Best of 3. Dopo vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Perché con tutto il rispetto delle opinioni di tutte, poi ci sono dei dati. Dopo vi faccio vedere una cosa, vi rendo partecipi. Ora fatemi concentrare su questa partita. Ma io Ninetales non lo dispiaccio. Ciao Matmos! Ti faccio vedere dopo perché no. Io ci porta bundle dietro. Cress Ogre Porna. No, io calo l'Auroro e vado di Heat Waves.
dico niente. Ogni cosa è superflua. No, Angler, ma non è una questione di grafica, non ci sono animazioni, no, è molto meno appetibile. Dai, ora, raga, va bene tutto, ma... Noi sotto Aurora il Kugel non si regge uguale, perché comunque è una 120 stab. Alla quale siamo peraltro deboli. No, o entro con lui e comincio a fare Bora Bora, oppure approfitto è il momento del Bora Bora. Protect Cresselia. Faceva comodo Shiryu con quell'onda calda su Cresselia, però Cresselia è stato fuori protezione. No, Cresselia Terabug con Swiswim e la Kaizo, frac. Ah, pure Ordo sto stronzo. Non è una bella situazione. Ciao Nio! Bentornato, grazie mille. Sì, lui sta giocando molto male, peraltro. Dai, un freeze. Ho tirato 80 bore, cazzo. Sì, questo fa Lunar Blessing con Goldengo, ragazzi. Per farvi capire. Meno 3, sotto Aurora. Ma sì, graffetta, perché lo rende immune a tutte le mosse. All'ultimo turno. Bravo, ma proprio perché dopo ora non ha senso di esistere. Così non te la puoi fare dopo. Il problema è che lui non mi ha killato. Ita? È importante che tu itti, eh? È importante, eh? Perfetto.
perché gli avremmo fatto quel 15% che poi lo portavamo in range di Bullet Punch a più 4. Vai, fammi la terra di Kresk che regge Shizor, che io non te l'attacco, perché tanto siete tutti fenomeni qua. Esatto. Ok, è bootless. C'è bisogno della bora. Come mai non Moonblast? Perché voglio coprire, però porco, cioè, ma Cristo di Dio, ma io una volta posso prendere una mossa? Una volta! Magari lo frizzavo, no? No! Vabbè. Che volevo coprire anche Ursa King, che poteva entrare. Anche se la straregge, ragazzi. Bullet Punch Ursalu. Ottimismo. Ci poteva stare facesse terremoto. Doveva fare terremoto, Ivan. Dai, terza scammata su tre. Di poco. Altra giocata sbagliata, perché qui non si fa terremoto ma si fa facciata su Bandor, perché Bandor ha buona difesa. È in grado di reggere terremoto più anche Moonblast, perché lui non ha fatto terapia. Ma lui queste cose non le sa. Peccato, perché ora prende Burn. Sarebbe stato costretto a dover fare... cioè, sarebbe morto. Se avessimo rollato un 3% 4 in più. Considerate che se io faccio idropompa su Ursaluna vinco con questa giocata sua. Bene, 3 su 3. Qui dobbiamo ringraziare Protect Cresselia. Poi ora c'è i moltiplicatori, no? Ora siamo anche poi nella fascia di asteroidi dei 4000, quindi cioè... ora è proprio... la mattanza. Grazie, Arza. Oh, raga, ovviamente inutile dire che vi voglio tutti super carichi questo weekend per goderci il... l'internazionale sul canale di Francesco.
ricordatevi a quale canale siete abbonati, quindi se non volete la pubblicità sul canale di Saidonia, lo fate anche su quel canale, brutti bastardi. Andoudo! E soprattutto partecipate. Ma domani fai live, domani alle 11 multiplayer, che abbiamo l'impegno, oh madonna mia, su multiplayer con la nostra rubrica, con Poker Radar, 11 la mattina, e poi faccio la valigia e parto, dopo pranzo parto, quindi domani, né domani né venerdì streamerò, purtroppo dopo oggi ci rivediamo lunedì. Motivo ecco per il quale ho anche messo 150 di sub goal giornaliero, insomma, per cercare di mettere anche un po' di legna in cascina, perché sarei veramente depresso a tornare lunedì con un canale da 1.400 abbonati. Ho tutto il lavoro, però purtroppo è la piattaforma, ragazzi, è la piattaforma. Ciao Doc, è la piattaforma che esige che tu stia sempre a stream. Greghito, 2 anni 24, grazie mille. Io sto facendo di tutto per non pensare a Armaiale, vi. Io provo. Così. E prova il porco. Se perdo anche dal porco, io non so cosa fa, eh. Cosa fa il porco secondo voi? Ma non fai mai tornei su Limitless? Ragazzi, quando? Mi piacerebbe, perché è tutto allenamento. C'ho grasso spesso, eh. Regge giù. Ragazzi, se perdo al porco, non lo so. Ciao, Creon. Più 2, eh? No, no, ragazzi, dai. No, però ora siamo un po' così.
No, ora stiamo un po' esagerando. No, ora siamo... No. Grazie dei 5 Aleasis. Cinzia, io ti dico tutto, ma questo metagame è dalle 38 alle 37 volte più bello del metagame scorso. Il battle spot è peggio, ma sono due cose diverse, il metagame e il battle spot. Mi sorprendo che tu che... segui assiduamente le live, tu non riesca a scindere i concetti, perché sono concetti che dovresti avere ben a mente. Grazie mille Aleasis, grazie veramente di cuore, dei 5. Grazie, grazie, grazie. Maiale di terra, ragazzi. Ho un po' paura, eh. Non so cosa. Vabbè. L'Aurora che ci dà una grande mano. Prende in cazzo lui. Io gradivo avere un overporn. No? Come dire. A più due. Cioè io c'ho Iron Fist e lui mi fa più male a me di quanto io faccia a lui, ragazzi. Grazie Cinzia, nonostante ti faccia cacare il meta e ci supporti, grazie, apprezzo doppio. Buonasera Lele. Beh, la padella proprio alla brace. Amaro! Amico mio!
Ha rollato altissimo Dream Punch. Ragazzi, abbiamo perso anche questa. Abbiamo perso perché Calderon. Cioè, ciao Igne. No, io non sono mai stato più vicino a mettermi a piangere. Cioè, faccio Aurora Veil, Sword Dance, e questo c'ha Carter Rosso Cresselia. Cioè, io, raga, no, credetemi, non sono, c'ho il groppo in gola, non so cosa, cioè, non so cosa dire. Sì, Inia, ci vediamo alla Games Week. Venerdì e sabato, però. Non so cosa dire, ragazzi. Non so veramente cosa dire. Cioè, abbiamo carte rosso per sé. No, ma non serve neanche critta. Proviamo, ma non basta neanche. Sì, devo fare spichi, ma non basta neanche, ragazzi. No, io sono veramente... Cioè, non so cosa dire. Cioè, per chi si fosse appena collegato, abbiamo avuto. Aiutatemi a ricostruire. Crit è anche venuto, come potete vedere, non basta mai. Partita 1. Lead Tornadus Regidrago. Noi Ninetales. Ogre Pond Water. Sunny Day di Tornadus. Così. No sense. Non aveva un team che potesse in qualche modo. Vabbè. Partiamo. Che stai per vincere comunque. Poi mi sembra fosse la stessa partita, Regieleki Physic Orb. Perché se no eravamo sotto Aurora Veil e eravamo costruito per reggere Electro Wave Onda Calda. Vabbè. Partita dopo. Ogre Pond Water Cresselia in un team semi-normale. Dice, vabbè, follow me Trick Room. Protezione Cresselia. Quindi io ho fatto Onda Calda per portarlo in range della Bora Bora di Ninetales più Bundle Specs Terrace. Lui non prende quel danno, quindi però questo è, vabbè. La partita dopo ci viene fatta frana da Scarf Landorus su Ninetales, che vuole tirare Bora, uccidere Lando e vincere la partita. Flinch, va bene. La quarta partita è questa. Dove abbiamo trovato Cresselia Carter Rosso, perché... Ah. Io... Reso conto. Bollettino. Barney. Tecnicamente Barney è uno della nostra community, perché il micro Barney 7 è lui. Basta. Speriamo che ce l'abbiamo a cuore la mia salute mentale. Abbiamo Tondoso, un bel 11.000. Sicuro Voldar, sì, sicuro, certamente. Lo fanno sempre tutti. Non so che tipologia possa essere. Io sto provando a temporeggiare un altro po'. Niente. Di pazienza.
Vabbè. Andiamo. Borga, cosa vuol dire che la grafica su Showdown si può migliorare? Quindi... Ah già, cazzo, mi sono dimenticato di farvi vedere. In tutto, mentre il nostro Barney ovviamente ci ha mandato la lista, come avete potuto vedere, è molto gentile. Allora, guarda Fracche,
questa. Ok, questo è il grafico, la barra quella grigia sopra è nemmente. Grazie a Barney, grazie per averci mandato il team, ma immagino che non potesse, fosse in autostrada a 130 km/h, quindi questo è il grafico. Fracche o Borga, va bene, grazie Simo del 18, grazie mille veramente, del video su YouTube, del quello che ho fatto sulle Best of 3 il giorno 11 ottobre. Ok, la barra quella grigia in alto è la media di performance dei video del canale, il rigo azzurro è dove si è performato quel questo video qui. Basta, non penso ci sia altro da commentare. Hector! Ma prima fa una partita normale. Guardo, ci sarà una PTC, nemmeno mai nella vita. La prossima PTC, la PTC 4, sarà la versione NFT. No, ma la PTC, ragazzi, non è solo una questione di soldi. Comunque ce ne vuole un boato e... cioè, anche basta... chiedere sempre il sacrificio di tante gente senza mai, come dire... riuscire a... a ripagarla. Ma è anche proprio un altro tipo di discorso, non... non voglio più dare visibilità a tutta una serie di persone che poi puntualmente, nonostante tutto quello che faccio, anche indirettamente per loro, non perdono occasione per smerdarmi a parlare male di me alle spalle. Salvo poi, ah c'è la PTC, ah c'è un palcoscenico, vai che partecipo. Quindi basta, faccio altro. Ma ve l'avevo già detta sta cosa. E quindi voi capite se già... come dire, uno no, dice va, mi giova la candela, mangi la foglia, ma se già la foglia la devo mangiare e poi ci deve anche rimette, e allora Piero Enzo ci ingravida proprio. Dai. Una fatica normale stasera la voglio fare. Considerate che siamo specs, quindi Weezing sarebbe morto, quindi sarebbe partita la Hail.
No, io... grazie al cazzo, capito? Grazie al cazzo. Cioè... No, io... Non mi dicevo una bugia. No, Terrafire è giocatissimo, Camerball. Non è il problema Terrafire. Speed. Ah, è vero, si è frizzato la testa storta, ragazzi, l'hai visto? Si è frizzato guardando Ninetales. Muoio. Perché per la snow ragazzi, dopo 74 minuti di live, era a cazzo, mosse di merda, flinch di frana, crit, avoiding, miss. Siamo riusciti a vincere una cazzo di partita oggi in Battlespot. Ma santo Dio. Sì, Cagliostro, era quello lì. No, vabbè. No, vabbè. Dunk 14.000. Facciamo attenzione, questo c'ha il team. C'ha un ottimo team. No, oh, me lo pago già da me, Alan, non ti preoccupare. Qui c'è una difficoltà oggettiva contro Iron Hands, secondo me. Contro Iron Hands siamo veramente nella merda. No, quello è un Salamence Scar. Lui mi lead audience gold, e Goldengo o comunque una lead con uno di due. Questa no way. Il team di Tang. Questa no way. Questa non la vedo bene. Questa non la vinciamo probabilmente. Babbo. Proviamo. Raga, oggi non v'ho sfavato per quanto riguarda i nostri sponsor, ma insomma ricordatevi il punto esclamativo giveaway. Ricordatevi
la promo di Level Up, allucinantemente allucinante, c'è. Dove avete il 2 per 1 con il codice sconto Pardini 2, più avete oltre 49 euro lo shaker in omaggio e oltre 99 di ordine, un baratto in omaggio, praticamente diventa 3 per 1, non è folle. Nonché qui c'è questo sub goal 54-150, un po' pretenzioso, ma oggi è l'ultima live della settimana perché domani parto e vado a Milano, perché andiamo a streamare il Likes. Io ci speravo su questa cosa qua. Ci speravo perché ci permette di far doppia. Sì, venerdì è like venerdì, sabato e domenica. Esatto, Jing. Però si parte venerdì mattina. Anche un po' meno di mattina, ma io devo essere lì per le prove e quindi salgo domani. C'ho 3 ore automobile da fare. Lui ha avuto paura di drink punch e noi lo puniamo. No problem, Jinger, no problem, no problem, no problem. Luca Fine ne regala uno, grazie mille Luke. Lui peraltro dovrebbe essere senza tailwind. Non ha tirato il fungo perché è terra vuota e quindi la fisiera avrebbe comunque preso il solito. No, non ha portato Enz lui. Ninetales ormai non ci serve più, anzi ora ci fa più comodo la Rain. Ma Palmi, questo non è un team che ha best of one, capito? Questo è un team che ha dei Pokémon strani, ma non è un team da best of one. Non ho, onestamente, non ho Armor Rouge Weak Armor. Allora, io questo team me lo ricordo, lui non è Sash. Però mi ci andà da doppio, amore. Grande Baliots, come stai? Dodicesimo, grazie mille, fatto bene, vedi. Ho fatto bene, avevo perso, se non lo doppiavo. Grazie Balios, dodicesimo e quasi treno, quasi treno. Forse ricordo male, eh. Quindi Vicuggio il sotterraneo fa un bel lavoro. E anche questa non è male, eh. Questa è un 35. Che lo porta proprio in range. Ciao Arrotino.
Buon. Addirittura due vittorie in fila, oh. Ma che dici? Cioè, qui... allucinante, eh. Raga, ieri sera sono andato a allenarmi a basket con la mia vecchia squadra di Firenze, che tornerà presto, presumo, la mia nuova squadra. Ero il bambino più felice del mondo. Oh, madonna. Ciao, Gufo! Senti, ne ha regalate 25 tutte insieme Eve, quindi probabilmente era uno di quei gruppi... Era uno di quei grappolone lì. A chi gli è stata regalata la sub, ragazzi... per far fruttare anche questo impegno a sostenere il canale da parte di questi grandi benefattori, entrate su Telegram, entrate su Discord, così intanto annusate un po' di più se vi piace, potete partecipare allo sportello, vedete che aria tira nella nostra community e poi magari lo rinnovate, se siete stati bene. Questo canale morente, volevo dire, sì, esatto. Allora, Weezing ci dà anche noia, eh. Weezing ci dà anche noia. A dirla tutta. Via, yeah, full special. Non calcavo un campo da basket da aprile, se si fa salva la parentesi di Lucca Comics, dove abbiamo fatto la partita delle community e dove ho capito che non è ancora finita. E niente, sicché ieri mi sono fatto un'ora di macchina, sono andato un'ora e un quarto, sono andato all'allenamento, sono tornato a luna stanotte, ma ero contento matto, poi le feste mi hanno fatto, io guardo, veramente molto 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 contento, ragazzi. Il torneo di Luca Ezio è stato meraviglioso. Io mi diverto tanto. Poi tira proprio una bella aria. Per farmi abitare a me. Hai sospects, Heinz? Grande Lore! Maselle, siamo la squadra più simpatica. Che gioca meglio. O no? Perché ho tirato per Poison Jab, raga. Poi ora chiaro se c'è Rilla. Però che devo fare? No Protect! No! Era! Frana Flint. Casa! Grazie del 31. Che vergogna. A mio giudizio faceva malino questo nei denti, però vabbè. A più uno, te la doppia. Vabbè. Grazie Casa, grazie del 31. 57 di 150. Io ancora ci spero.
Niente, a lui gli sta sul cazzo Ninetales. Continua a non attaccare di là. Simpatico. Va bene. E noi mo abbiamo il Cigliuttolo. Allora, attenzione. Siamo sotto Aurora. Ciao Daisy. Cosa può andare storto? Lui finalmente era il cane. Casualmente sono andato in onda calda. Casualmente. Ma onda calda, voi mi insegnate a 90 di accuracy. Boh. Goof è finito. Signori, addirittura. Sì, Bastio. Infatti oggi è l'ultima live. 3 giorni. Di like. 3, come le 3 vittorie. 3 vittorie di fila. Cioè, ce ne rendiamo conto? Pazzesco. Addirittura 3 vittorie di fila. Quale torneo? 19 marzo. Ragazzi, io ora va bene che le porte girevoli di Twitch sono, uno entra, esce, non sente la domanda, poi si ricollega, cucina, fa una scurreggia, fuma una cosa, perché per carità. Però bimbi, stasera l'ho ripetuto 14 volte. Sono, oggi è l'ultima live, domani mattina alle 11 facciamo Pokerada su multiplayer, poi io parto e vado a Milano, perché venerdì, sabato e domenica sono a commentare da Sidonia. Come faccio a fare un torneo questo weekend se sono a commentare da Sidonia? Che c'è in mezzo? Cosa c'è? Cosa stanno dicendo? Entra, entra. Cos'è? Non capisco, mi sento escluso. Nel mentre ci dicono dalla regia che oggi sono arrivate altre iscrizioni alla TARL. Che boomer, pardon, non pronto. No, scusate, sono troppo occupato a essere accesso. Allora, poverino, dai, non, il ragazzo non lo sapeva, ora non c'è bisogno di essere sgradevoli. Allora, vabbè, io... Tanto lui sarà sicuro... Lo stronzo di... Vai! Christian, nome di estrazione austro-ungarica. Allora, mi aspetto di tutto da quest'Ursa Luna Blood Minchia.
Terra Normacea. Io vi facevo Protect the 90. Ma no, perché non l'hai fatto? Cioè anche te. Effettivamente. Casellucci, ti ha fatto una donazione? Non l'ho vista, perché non le vedo apparire? Comunque, non per dire, ma da quando è acceso la live ho cominciato a vincere. Era il caso tu l'aprissi alle 6, ma rimaladra. Grazie mille. Vado molto volentieri a commentare. Sono un po' stanco, ti dico la verità, ma vado molto volentieri. Crit su Ninetales. Vabbè, niente di che, avrei messo un'Aurora. Ci sta. Ci sta. Sì, perché con i boost della snow... Ora bisogna vedere, se lui è Miracle Seed magari morivamo lo stesso, onestamente. Però non lo sapremo mai, che Christian non ha mandato il team. Va bene, quanta acidità, quanta credine, quanta veramente... Nesta. Così, andava di usare il secondo. Se questo è il danno su bundle, saremo morti lo stesso. Devo essere onesti, Bus, con voi. Ti ho mandato le risorse del meme. Acculturati a live spenta. Ma io se volessi fare a live... Ah, lui, ho capito. Ah, sì. No, mi sono ripromesso di non aprire TikTok ultimamente, capi? E quindi... Rifammi un'app, Stelvius. Tra l'altro ho anche pubblicato oggi un TikTok. Vabbè. Dovevo farla sta cosa, perché peraltro se Bora mi sega Ogerporn, Kugel va di là. Quindi. Ragazzi. Quarta partita vinta, non si udiva! Quarta partita, non si udiva! Cioè, ma che sta dicendo? Ma cosa stai dicendo? Facci la pressa, Christian! Facci la pressa! Chiama le goi, tu chiama le borre. Questa non la prenderete mai come referral, secondo me. Mamma mia, cosa dici? Attenzione, addirittura 4 millesimi. Mamma mia, 42 vinte, 32 perse. Non abbiamo mai avuto un rate così basso in vita nostra. Accidenti alla fila. Ok, che cosa c'è? Attenzione. Manuel. Oh, ma tutti italiani, figlio. Ma cos'è sta storia? Tutti. Va bene.
e Mandala. Oh, dove l'ha messa? Man, ma dove l'ha messa? Ah, ok. L'ha mandata davvero. Grazie, Dallas. Vedi, uno su 100 ce l'ha. Pa. No, era su 1000. Benda scelta Landorus. Ok. Qui dobbiamo un po'... come dire... cercare di cambiare i nostri piani. Grande Dalla. Benda scelta Landorus. Bacca cedro Mimikyu. Poi inutile che non mi da bacca cedro su Mimikyu, perché tanto si rompe il manto. Among Us Gussolo e Terra Waters. Potrebbe anche entrare dentro Ethan, eh? Io infatti non capisco perché su questo Pokémon non è stato messo Snarl. Vabbè. La godevole scioglievolezza di Lint. Ah, ma io devo mandare il mio a Dalla, perché poverino, magari lui non lo sa, eh. Fake out onda calda mi sega, ragazzi. Ma è buttato. Non si busta oltre. Quindi cerchiamo di far danni sui Roneschi. Non prende niente. Keldur godo. Scusa, Dal. Non dovrei godere. Chiedo perdono. Manoferro e Terra Erba. Guardate che ragionamenti incredibili, pazzurdi si possono fare. Terra di Ithran, sicuro. E è perfetta per noi, perché Terra Erba ci possiamo locare su Freezeray. Buono, perché recupera un cazzo.
Io non l'ho portato, vero Ninetales? Perché sennò c'avevo paura ora. Sapete che io dovrò tirare una bola e fare doppio hit, vero? Siete consci di questa? Se lui fa una giocata io ho potenzialmente perso. Se lui fa sfera polline onda calda su Ogerpo ne ho perso. Però se Tero mi fa spora, capito? Ci potrebbe stare spora in predict. Dalla... No. Meno male. Ora fa Protect Dietran, si lascia morire Amongus, poi entra Dienz. Perché non ho portato Ninetales? Ci stava. Il problema è che con Keldur non è morto. Quando doveva morire siamo rimasti lì come dei fegatelli. Comunque siamo ancora in partita. Se non Tero, non viene il Glomongus, anche se siamo specchi, serve la terra. Fate che Ivy Hooge la più 4 su Yasan. Serve il crit. Era la mia wincon, è il motivo per il quale ho sguardato prima, se no non ci provavo nemmeno. Mi dispiace Dalla, abbiamo sculato Lucio Dalla. Abbiamo sculato Lucio Dalla.
c'è da dire che mi viene il dubbio, no, non faccio per sono il primo a dirlo che probabilmente è servito, però forse non è servito perché lui è Lifeorb, quindi è probabile che sia praticamente bulkless. Ciao Intop! Grazie mille Intop. Grazie veramente. Scusa Manu. Comunque è stata, al di là dei crit e tutto, cioè è stata un'altra partita. Perché ho potuto ragionare su una terra, cioè un'altra roba. È vero o no? Sai che lui non terra ense perché è terra erba, quindi contro Heatwave non lo fa. Sai che CU c'ha quel set. Sai che non ha... capito? Cioè, è un'altra roba. Poi... scusate. E grazie per aver mandato la lista. Apprezzo veramente tanto, Manuel. Perché non ti nego che a maggior ragione quando ci becchiamo fra di noi, almeno quella partita su 5 dove viene mandata la lista, c'è modo anche di dare uno spettacolo maggiore, nonché tu di confrontarti e di poter davvero dire agli amici: guarda, se non mi sculava vincevo. Che è la verità. Enza ci rompe veramente il cazzo. Cioè ragazzi, Enza ci caga veramente il cazzo. Sasaki, 34esimo, grazie mille. Nono. Vabbè, Enz è molto giocabile, Lorenzo. Molto di più. Quasi treno, quasi treno, quasi treno. King Gambit Terra Flying. Allora, lui immagino che abbia swordato, certo, perché qui sono tutti fenomeni. Questo mi puzza un po', perché solitamente i Ninetales girano... girano... ciao Mara! Girano Protectless. Quindi lui dovrebbe far fake out lì, però vabbè. No, perché forse non ho visto bene. Magari non ho visto bene. Può essere, oh, sai, alle volte uno dice qua. Magari non ho visto bene. Cioè,
quel che è arrivato, no? È un eco nella mia mente, cioè Mimikyu, la partita di prima, cioè Renz, carine lì, era Drain Punch, ho visto, era Drain Punch. Occhiali sporchi, giusto. No, no, vabbè, magari ho visto male. Ci sta. Sapete cosa faccio? Lo congelo. Quando è player medio? Sapete che faccio? Lo congelo. Ho deciso. Domenica. Beh. Sono a commentare il like da Sidonia, Dio Cristo! L'ho detto 77 volte! Comunque, lo frizzo. Penso che lo frizzerò. Sì. Scusa, player media, però... C'avevo un po' un... Oddio. Lo frizzo! Cazzo, figlia d'ubore! Oh, un amore! Per l'altro frizzo. Oh. Guarda, mi fa anche l'occhio a mandorla già. Vai, frizz! Che palle, però. Vabbè. Ci sta. No, figure. Vero, fare niente. Jevel, gelatino, domina sul mare. Mala. Ciao, Mala. Ora mi arriva il succhia pugno. Barbet! Ci ha fatto un team coso con Tunduti. Non mi viene a mente il nome. Ah, quanto è bella questa, ragazzi. Non si è visto la scelerata perché sono tutto nero. Vabbè, mi dispiace. Ciao Hectorin. Freeze!
persissima Landino. Speaky Shield giù. Persissimo. Speaky Shield del Power. Siamo scarsotti, Poi dice rompo le poltrone di gaming, ci credo. Totalmente gasato che mi si robora. Mezza villa, che playlist, che playlist, che playlist, che play... La rimetto. Sesta vittoria di fila. Mi spoglio anche per il pubblico uomo. Io spogliare di più. Mi basta poco, cioè mi basta una hosta. Aspetta, ho tirato la felpa, ho distrutto tutto. Vabbè, ma chi se ne frega? Aspettami, Cianca, ma arrivo, sono già lì. Farà o non farà vendenza? La potrei aver presa. Ah, freeze! Oh, però poi mi sta uno, eh.
Fumissa 1. Non è proibito, eh. Non è proibito, eh. Fumissa 1. Si può fare. Ogni tanto si può fare. Va bene, basta, mi fermo. Scusate. Scusate questo momento di grande... Diventerà una star, una celebrità. Scusate. Io proprio ho il più grande sogno, la musica. La gente intorno a te potrà capire che... Ecco, ma se io ci avessi follow me, no? Allora, abbiamo perso la partita. Ma io mi domando, se io... Cioè, se a lui basta che io faccia un release di uno e non follow me, per dire, ah, ok, questo non ha follow me. Cioè, io vi faccio follow me. Topolino, lo capisci questo? Ti è chiaro questo concetto? Secondo me non molto. Vabbè, qui lui c'ha Aquajet e il budello di sua madre. Però, sono scelto. Cioè io vi facevo follow me. Missa Black Queen... No, se Missa Black Queen Store... Se Missa Black Queen Store mi levo i pantaloni. Una poteva missare, eh. We'll be right back.
Dai, Bundle! Dai, Bundle! Doppio passo! Niente, ragazzi, abbiamo perso da questo fantasista. Dopo 6 vittorie di fila. Hai sculato, Finz. Comunque, te immaginati doversi giocare Black Windstorm e Sandsnir, Sandstorm, Sandsing in un unico team. Cioè, in un unico club. Io non provo. Grande pedra! GG ero io! Grazie il terzo. Thank you. No, non ho l'uccello al vento, ho delle mutande, ragazzi. Io non so voi, ma sotto i pantaloni ho delle mutande. Incredibile, eh? È che a lista chiusa quando te giochi un team meteo... Cioè... Ragazzi, mi tolgo i pantaloni. Nuova strategia sportiva. Ma io mi domando, ma Nintendo a me mi serve per cosa? Per fare le bore che hittano. Ma io faccio le bore che entrano uguale. No, ora non ci allarghiamo. Va bene così. L'hai dotti ai tornei questa strategia. Potrebbe essere incredibile, eh? Se hai visto Black Windstorm, mi tolgo pantaloni e poi c'ho in mutante, cioè pazzesco. Allora, ragazzi, ultima partita di oggi. Se volevi fare 150 sub, dovevi fare ora. Quindi tipo 90 sub in 10 minuti. Se no, niente. Chiaro il concetto? Pardini, pardini! Non so più cos'altro levarmi, ragazzi. Cioè, ho paura se mi levo le mutande e mi banno. Gantam, ma non mi pare Sora, ha fatto 70% con una mossa da 75 non stab, ha un Pokémon molto bulky perché ha Rocky Helmet e quindi l'allestimento è molto bulky. 70%, scritto. Che deve fare per la bestia?
buono. In Gambit con Credo ce lo dobbiamo tenere buono. E la nostra Wins Conditions Siuski. Infatti lui ce lo può kill là perché chiaramente sarebbe bella per follow me. Vabbè, Sucker Punch e Grassy Glide. Però devi farli invertiti, zio. Perché ora faccio l'ora, vedi. E ti... Ah, hai sbagliato. Ho fatto cazzata. Il Pokémon che mi piace di più giocare, chiede Salvo. E quando lo gioco dico, boh, sono contento. Forse Heatran. Siamo sotto Snow. E sotto Aurora Veil. Io dico che lui mi regge Grassy Glide più Sacker. Vabbè, poi lui switcha, quindi guarda. Abbiamo la Terra. Quindi non abbiamo la Terra di King Gambit. Quindi Kong potenzialmente vince da solo. Anche perché i turni di Grassy andranno via. E questa è una Bora single target. Ok è Fire, ok è AV, ma guardate il danno. Questo è un 40. Più il cipino, anzi, un 50 quasi. Lui è in range di Mach Punch dopo sto rinculo. Aspettiamo di GG perché magari è spreadato fisico, potrebbe quasi reggere Mach Punch. Noi siamo Iron Fist, però vado di Mach Punch e non di Drain Punch perché tanto lui protegge, ci ha già fatto vedere questa sua propensione alla Protect e poi non mi voglio rischiare il Bull Dammer, mentre che reggevo, però va bene così.
7 vittorie nelle ultime 8 partite. Non male, perché eravamo partiti con 0-4. Arrendersi mai. Lo zio Conk. Signori, mai credere a quelli che hanno i pantaloni in testa. Questa era l'ultima live di questa settimana su questo canale, perché domattina alle 11 vi aspetto su Multiplayer, c'è Poker Radar. Date un occhio a Instagram, date un occhio a Telegram, che vi posto il link. Venite a farmi compagnia. E poi salgo in quel di Milano, quindi andrò a commentare il like da Sidonia. Godetevelo, perché è un bel momento di celebrazione del competitivo. Ne vedremo delle belle. Si riaccenderà l'interesse di moltissimi verso il competitivo Pokémon, perché vedrete il competitivo Pokémon ad alto livello. E soprattutto perché poi da lunedì saremo molto più vicini, con il fuoco che vi sarà riacceso, ai DLC, che già da oggi meno di un mese. Quindi abbiamo davanti a noi dei momenti di divertimento godereccio. Seguitemi anche come cast, insomma, mi farà molto piacere. Niente. Grazie mille a tutti. Ci rivediamo lunedì, dove spero di non ritrovare il canale con 1400 abbonati, se no m'appendo. Ciao! Bravo, Cavretta, bravo.